In crescita più del doppio i reati commessi da minorenni rispetto al 2022, in costante aumento i codici rossi e la violenza di genere, crescono anche i reati contro il patrimonio. Sono alcuni dei dati emersi durante le celebrazioni per i 172 anni della Polizia di Stato. Intanto il trend rispetto all'anno scorso è sostanzialmente stabile, il numero di reati, anzi in lieve flessione del 2,2%. In aumento, questo in linea con il dato nazionale, i reati contro il patrimonio, cioè furti, rapine, anche se rispetto all'anno 2019 sono al di sotto di quasi il 10%. Quindi costanti purtroppo i reati da codice rosso, anche in questo caso con alcuni distinguo, perché sono in aumento leggero i maltrattamenti in famiglia e le violenze sessuali, diminuiscono invece gli atti persecutori. Più 9% per violenze sessuali, più 10% per maltrattamenti in famiglia, mentre scendono del 36% gli atti persecutori. Forte incremento, più 60%, per i reati commessi dai minorenni. Baby gang è un termine abusato, non è un termine che da noi ancora si realizza, non parliamo di baby gang, sono dei gruppi fluidi di ragazzi che commettono prevalentemente reati comuni e sono aumentati i reati di minori, infatti è uno dei punti che da focalizzare e su cui riflettere a 360 gradi. Intensificati in generale i controlli sul territorio, per i quali non ci sono aree specifiche più critiche di altre. Diciamo le zone, le aree del territorio da attenzionare si verificano secondo le esigenze contingenti. Noi comunque abbiamo nell'ultimo anno intensificato sensibilmente il numero dei controlli, i controlli di persone è aumentato di oltre il 30% e quasi il 40% in più i veicoli controllati, quindi massima attenzione alla prevenzione e al controllo del territorio. Da non dimenticare poi nel bilancio generale l'anno di passione per le richieste di passaporto. Ora con il nuovo portale delle prenotazioni e l'ufficio dedicato la situazione si sta normalizzando.